Siamo con Roberta Milano, cofondatrice di BTO Educational e docente all'Università di Genova. In che maniera i social media possono migliorare il turismo? I social media aiutano molto il turismo se vengono ascoltati. Ad esempio le case history che abbiamo portato oggi qui a Social Media Better Tourism, alla Social Media Week, le prime due case history partono proprio dal territorio. Ascoltando è possibile dal basso che nascano dei gruppi che raccontano appunto spontaneamente, con grande entusiasmo, il proprio territorio, persino un territorio lontano nel tempo. Abbiamo appena assistito alla case history di Roma Sparita, un gruppo nato piccolino con un atto d'amore per la propria città, che ha recuperato tutta una serie di foto antiche dietro questo rincorsa della memoria storica del proprio territorio. Il gruppo poi ha trovato delle affinità e quindi si è un interesse comune, si è ingrandito fino al punto da superare 100.000 iscritti, avere un numero incredibile di album, di foto, e queste consentono una narrazione di epoche passate e anche un recupero di memoria da parte delle persone che invece a quell'epoca non hanno vissuto e che magari hanno voglia di conoscere. Analogamente mi dicevano che c'è una domanda turistica dietro questi contenuti, di ricerca di visite della città legati a queste esperienze, a questi racconti, quindi il racconto che diventa appunto narrazione e motivo di turismo, un turismo diverso, un turismo basato sull'esperienza e su nuovi contenuti.